Oggi vediamo il CPC Rock della Templars Gear. Hanno puntato su leggerezza e solidità del prodotto e un laser cut. Nella parte frontale ho voluto mettere delle pouch che vadano completamente a proteggere i caricatori, più che proteggerli, a garantire di non perderli. Questo viene dall'esperienza che ho avuto in Africa nell'antibracconaggio. I caricatori con estrazione rapida sono molto validi, ma non mi garantiscono di non perdere i miei caricatori durante le operazioni. Sulla parte posteriore abbiamo un sistema di rimozione molto semplice mediante due zip. Il pad frontale è completamente rimovibile attraverso due clip. È sostituibile con altri pad già preparati per caricatori PCC, pistola, caricatori doppi, carabina, pistola o quel che si voglia. O come in questo caso il pad frontale è libero col sistema modulare e me lo sono preparato in base alle mie necessità. Sul fianco vediamo dei cummerbund. Questa è una considerazione importante. Hanno un'anima interna in teflon, flessibile ma allo stesso tempo semirigida. Questo ci dà il supporto necessario per quando andiamo ad equipaggiare il nostro play con le piastre laterali. Non solo. In determinati casi, come nel mio, ho voluto montare il mio medikit sul lato sinistro, sempre grazie al sistema fornito dalla Templars Gear, sgancio rapido acquisibile con entrambe le mani sulla base di dove lo andiamo a montare. Abbiamo gli sganci rapidi su entrambi i cummerbund e anche sugli spallacci. In merito agli spallacci, hanno un sistema di regolazione tanto semplice quanto efficace, uno semplice strap. Anche qui troviamo il sistema molle laser cut e i pad che sono sottili ma abbastanza ammortizzati da rendere il porto del nostro plate più confortevole possibile. La cosa buona è che al contrario di molti altri pad non calzano sullo spallaccio ma sono fissati anch'essi attraverso uno stretch. In questo modo, una volta indossato, stanno nella posizione che vogliamo, non li troviamo che scorrono avanti e indietro durante il loro utilizzo. Sulla parte posteriore, oltre ad avere delle pouch per le flashbang, abbiamo anche il porta tourniquet. Decisamente minimal, low profile, comodo e rapido nell'estrazione. Questo è un dettaglio apprezzabile in quanto molte pouch per il tourniquet finiscono per non garantire una protezione adeguata al tourniquet, oppure ancora peggio, a trattenerlo troppo nel momento di necessità, quando dobbiamo estrarlo. In merito alla parte posteriore, come detto, possiamo sganciare semplicemente lo zaino, liberare la schiena del nostro plate. Come possiamo vedere, ci sono due lingue anche qui in teflon rinforzate che vanno a trattenere lo zaino in posizione. E qui dietro possiamo trovare la regolazione per i cummerbund laterali. Molto semplice da raggiungere, un velcro interno che ci consente di allargare o stringere la circonferenza del nostro plate. Sul lato sinistro abbiamo il sistema di comunicazione, anche qui con una pouch regolabile dalla parte bassa tramite un velcro, sistemi di chiusura rapidi. Sul mio plate ho voluto montare anche il foam boarding e l'immancabile forbice che abbiamo voluto piazzare davanti in caso di necessità. Questo è quanto e adesso vediamo il lavoro.